Gramsci ha vissuto in Sardegna nel periodo decisivo della formazione della personalità umana, cioè nella sua giovinezza. Ma a parte questo, io ritengo che il peso della Sardegna nelle sue scelte sia stato grandissimo e direi decisivo. Gramsci ha conosciuto a fondo l'arretratezza della sua isola, le condizioni di vita dei pastori, dei contadini, e in questa sua esperienza umana è maturato il suo istinto di ribellione. Egli stesso scrisse che era diventato un ribelle in Sardegna. Inoltre c'è da ricordare che a Cagliari, durante i suoi studi liceali, egli prese il primo contatto col movimento socialista, in sostanza divenne socialista in Sardegna. Ma la cosa più importante è che qui in Sardegna sorse per la prima volta nella mente di Antonio Gramsci il quesito sul quale poi doveva lavorare negli anni successivi. Quali sono le ragioni dell'arretratezza della Sardegna e più in generale quindi dell'arretratezza dell'intera Italia meridionale? E si sa che egli lavorò poi su questo per tutta la sua vita, ricercando queste ragioni in un'analisi di tutta la storia e di tutta la struttura della società italiana. Sull'attualità del marxismo di Gramsci sentiamo ancora l'opinione di Berlinguer. Mi pare che la cosa che viene compresa è che Gramsci è un esempio di pensatore marxista creativo, di pensatore marxista il quale fa avanzare la propria dottrina nello studio concreto della realtà del proprio paese, nel confronto con le altre correnti ideali e culturali, e in questo modo dimostra e trova continua conferma alla validità della dottrina marxista. Inoltre c'è da tener conto che tutto il pensiero, tutta l'opera di Gramsci, pur concentrandosi essenzialmente sull'Italia, hanno degli spunti ricchissimi e validissimi che concernono la situazione di paesi analoghi all'Italia, cioè la situazione dei paesi dell'Europa occidentale e più in generale dei paesi di capitalismo avanzato. In sostanza tutta la ricerca di Gramsci, basta pensare alla sua concezione della guerra di posizione, è una concezione che ha un valore grande, io ritengo, anche per i movimenti operai di tanti altri paesi dell'Europa e anche fuori dell'Europa. L'attualità dell'antifascismo di Gramsci è ribadita da quest'ultimo intervento di Berlinguer. Gramsci non soltanto ha combattuto il fascismo con assoluta intransigenza e spingendo la sua lotta fino al sacrificio supremo, ma Gramsci fin dal primo momento si è posto la questione di quali radici sociali, di quali radici ideologiche, di quali ragioni storiche avessero potuto consentire la nascita del fascismo in Italia. E lavorò su questo tema. Qui penso che sia l'attualità dell'antifascismo di Gramsci, nel senso che sempre in un paese come l'Italia, dove il pericolo reazionario non può essere escluso neanche oggi, ma anche in altri paesi, bisogna porsi questa questione. Quali sono le ragioni di carattere storico, di carattere strutturale, di carattere ideologico che possono aprire la strada ad avventure reazionarie. E penso che in questo senso l'insegnamento gramsciano conservi tuttora una grandissima validità.